Buongiorno. Quindi oggi parliamo di un momento della famosa epopea di Gilgamesh. Parliamo della tavola ottava in cui Gilgamesh si lamenta per la morte di Enkidu. È il lamento funebre di Gilgamesh. La grande amicizia tra questi due eroi diventa doloroso compianto funebre. Dopo che Enkidu è scomparso. L'uomo non può nulla contro il destino. L'unica cosa da fare è sopportare il dolore e accettare tutto. Enkidu, figlio della steppa, è stato colpito da un'inspiegabile malattia e dopo 12 giorni di agonia è morto. Gilgamesh cade in una profonda disperazione e in suo onore farà costruire una statua a grandezza naturale. Il dolore attraversa tutto il compianto o lamento funebre che Gilgamesh pronuncia. Il pianto di Gilgamesh. Di Enkidu Gilgamesh ricorda la discendenza, che non è fatta di nomi di famiglie nobili, ma è un elenco di animali selvatici. Amico mio, Enkidu, tua madre la gazzella, tuo padre l'asino selvatico, gli animali della steppa, i sentieri e la foresta dei cedri piangano per te. Lui che è vissuto, Enkidu, insieme agli animali selvatici, come la gazzella, oppure gli onagri, cioè gli asini. Gilgamesh vuole che tutta Uruk pianga il suo amico. Rivolge a tutti gli abitanti della città questo lamento funebre e anche a tutti gli elementi della natura che invita a partecipare al suo tremendo dolore, al suo lutto. Quindi piangano gli anziani, i sentieri, la foresta dei cedri, i cipressi e i cedri. Tutta la natura soffre la perdita. Nell'elenco del mondo in dolore per Enkidu, noi vediamo dinanzi anche apparire il mondo dei Sumeri. Fatto di anziani, forse rappresentanti del potere politico, i sacerdoti, colei che alza la mano per benedire dopo la morte. I giovani uomini della città spaziosa, il contadino che muove l'arato, il banditore, cioè colui che racconta e dà notizia dei fatti più importanti avvenuti in città, i pastori, la bale e anche la prostituta sacra che ha introdotto Enkidu alla civiltà. Ecco, al pianto per la morte dell'amico non solo deve partecipare la natura, non solo tutta la natura. È naturale gli animali, ma anche gli uomini della città di Uruk. È morto anche non solo una figura importante per la città di Uruk, ma anche è morto soprattutto un amico. E Gilgamesh non tralascia di ricordare quanto sia stato importante Enkidu nella sua amicizia, fatta di imprese guerriere e prove da superare. Enkidu è stato l'ascia, l'arma, la spada, lo scudo di Gilgamesh. Enkidu, insieme a Gilgamesh, ha ucciso il toro celeste. L'amico della forza selvaggia di Leopardo è morto. E allora, dice Gilgamesh, tu sei diventato rigido e non mi ascolti, verso 55. E Gilgamesh a un certo punto non parla più, volteggia come un'aquila intorno al corpo dell'amico senza vita e infine pronuncia un ordine, che un fabbro costruisca una statua funebre. Dice Gilgamesh, farò in modo che il popolo di Uruk possa piangerti, costruendo un mausoleo, un edificio funebre. Ti deporrò per riposare in un grande letto, in un letto destinato all'amore, ti farò riposare, ti farò giacere in un luogo di pace. E Gilgamesh
Dopo la sepoltura, Yankee promette che vagherà nella steppa con indosso una pelle di leone. Trascurerò il mio aspetto dopo la tua morte, con indosso soltanto una pelle di leone, vagherò nella steppa. Il testo è composto da una prima parte, quindi, che è il lamento funebre vero e proprio, della seconda parte, che raccoglie l'impegno e le parole severe e decise di Gilgamesh, che promette di edificare il monumento funebre per l'amico. L'amico caratterizzato dalla sua forza, il suo vigore, la fedeltà, in qualche maniera in contatto con gli elementi naturali più selvaggi